questa scala ci porta a Punta Chiappa. Eccola là. Guarda. Vai. Vai tranquillo, se no ti raggiungo. Cari amici, è fatica, ma secondo me ne vale la pena. Andiamo, dai, andiamo. Ecco le nostre eroi che salgono, arriveranno su con il fiatone, ma contente. Guardate lì, volo d'angelo, leggiadra come una farfalla. Tanto per farvi sentire com'è pesante questa scala, eh? Il fiatone di Gennaro, però va su bene, c'è problema. Ecco, vedete qua c'è la carrucola, giustamente, dice come puoi portare sulla roba. C'è la carrucola che viene qui e lì attraccano a Punta Chiappa, diciamo dove siamo. C'è la barchetta e poi tirano su con la carrucola. Ragazzi, è giusto, perché lo facciamo. Nel senso, noi non facciamo niente, però chi abita qui, giustamente, come fa a portare sulla spesa? Avete visto che scaledetta? E siamo ancora, cioè, un po' lontani, penso, però ragazzi, ne vale veramente la pena, una cosa veramente bellissimissima. Due passi da Genova, ripeto, due passi da Genova. Andiamo all'estero, continuiamo, eh? E questi posti noi non li guardiamo neanche, perché, sai, è a casa mia. Sì, ma vieni un po' qui, vieni a vedere. Attenzione alle pietre, che scivola. Aiuto ragazzi, qua, la pietraia. Aiuto, sbagliato strada, vedi una pietraia qua, attenzione a non scivolare, e cambia praticamente il, come dire, il pavimento qua continuamente, da scale a mulattiere a pietraie. Allora, mentre i nostri eroi penso che stiano vedendo dove andare, io sto attento a non ingambarmi e siamo sulla punta, direi. Ecco, più o meno qua a Punta Chiappa, vedete lì c'è anche, adesso andiamo a vedere cosa è un monumentino. Ragazzi, guardate che meraviglia, guardate. Non vi apre il cuore venendo qua, non vi sentite liberi. Eccolo qua, andiamo qua sulla punta, punta Chiappa, come si dice, altri gradini, un po' alti. Vabbè ragazzi, abbiamo il sole contro, ma ce ne strafreghiamo. Cioè, veramente il sole dietro adesso, però. Abbiamo lasciato Punta Chiappa, e andiamo di nuovo verso Porto Pidocchio, rifacendo la strada, ovviamente, che abbiamo fatto prima, ma in discesa questa volta. Quindi rozzoliamo per bene e spacchiamoci la testolina. Stiamo rifacendo la scalinata che ci porterà giù. Eccola qua, vedete? La scalinata che ci porta a Porto Pidocchio per, fortunatamente, prendere il battello che ci porterà a Camogli. Siamo arrivati quasi al Porto Pidocchio per prendere il nostro battellocchio. Benvenuti a Porto Pidocchio. Allora ragazzi, noi siamo qui, siamo andati nella punta, di Punta Chiappa, siamo tornati qua a Punto Pidocchio, vedete che poi c'è Portofino, Questa è la baita di Portofino, penso. Sono ignorantissimo in geografia, ignorantissimo come una scarpola. Aspettiamo il battello che arriva qua alle mie spalle. Quindi aspettiamo e ci imbarchiamo. Imbarchiamoci come marinai. Io guardo sempre di là, ma la telecamera qua. Ragazzi, lo devo guardare. Eccolo lì, in lontananza, il nostro battello arriva, eccolo qua.
saliamo su la passerella sul mare, ragazzi. Aiuto, aiuto, stavo per cadere. Giorgia, io, tu non mi aiuti. Buongiorno. Eccoci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Punto Porto Pinocchio. Ciao, Porto Pinocchio. Allora, ragazzi, andiamo verso Camogli, una delle più belle località liguri, e siamo sul battello. Che meraviglia, che meraviglia. Siamo arrivati a Camogli, è veramente vicino da Porto Pinocchio, quindi siamo arrivati. Ragazzi, c'è chi va e c'è chi viene. Ciao! Ecco, ragazzi, scendiamo dal battello che sta per attraccare. Bello, è stato bello, molto bello. Viaggio breve ma bello. Ecco qui, scendiamo come siamo saliti, così scendiamo, ragazzi. Camogli, Camogli. Code per focaccia, code per andare a prendere un lettino al mare. Camogli è veramente, veramente scoppiata in estate. Allora, se la batteria manca, abbiamo il power bank pronti all'uso. Ora iniziamo a salire verso San Rocco di Camogli da Camogli, perché non contenti abbiamo fatto l'anellino, diciamo così. Scesi da San Rocco verso Punta Chiappa, Porto Pinocchio, poi prendi il battello, vai a Camogli e poi risali su per questa salina che adesso vi faccio vedere, che le imboccate, diciamo, all'uscita di Camogli è molto semplice, e per salite su fino a San Rocco. È un po' ripida però, ragazzi, se vogliamo farci le gite un pochino così non proprio scontate, bisogna pagare questi pedaggi di stanchezza e di, diciamo, di camminate. Ecco, stiamo imboccando, salita San Rocco, via San Rocco, via San Rocco. Non è che c'è la regia che sempre mi suggerisce. Adesso andiamo su, ragazzi, c'è da scalare mezza montagna, però ne vale la pena, ne vale la pena. Siamo all'inizio della camminata, ce n'è. Purtroppo il microfono si è scaricato, quello Lightning, e continuiamo così con il microfono dell'iPhone. Tanto non c'è vento, è stata dura venire su. Siamo ritornati a Sarò, come dicevo, il microfono si è scaricato, ma niente paura, ce l'abbiamo fatta lo stesso. È stato un bel giro. Io vi invito a iscrivervi al canale, azionare la campanella se non l'avete ancora fatto, per ricevere le notifiche dei nuovi video che posterò. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e ovviamente condividerlo con i vostri amici per far vedere queste meraviglie della nostra Liguria. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo videoblog. Ciao da Sarocco! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!